Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Si è conclusa la giornata di Serie A, precisamente la giornata numero 7, con la vittoria del Monza, grazie al gol di Colombo sul Sassuolo per 1-0, il pareggio del Torino contro il Verona per 0-0 e la Fiorentina che ha battuto nettamente il Cagliari per 3-0, gol di Gonzales, Nzola nel finale e nel mezzo l'autogol di Dossena. Rimaniamo sempre in ambito calcistico, però passiamo alla Champions League. La UEFA ha ufficializzato le tourne arbitrali per il turno di mercoledì di Champions League. Le gare saranno valide per la seconda giornata e vedrà sia la Lazio che il Milan impegnate rispettivamente contro il Celtic Glasgow e Borussia Dortmund. I biancocelesti sono stati inseriti nel gruppo E insieme appunto agli scozzesi, l'Atletico Madrid e lo Feyenoord, mentre i rossoneri nel gruppo F insieme ai tedeschi Newcastle e PSG. Entrambe le partite si disputeranno alle ore 21 e il polacco Miranchuk sarà l'arbitro designato per la partita del Milan, mentre il lituano Rumsas, scusate, sarà l'arbitro per Celtic Glasgow Lazio. Passiamo al ciclismo con la seconda corsa del Trittico Lombardo, ovvero la Coppa Bernocchi, che è stata conquistata da Wout van Aert della Jumbo-Visma. Il corridore della squadra olandese è riuscito in volata, aiutato dal Fido Tracnik, a battere Vincenzo Albanese della Eolo Comete e Andrea Baggio dello Soudal Quick-Step. Van Aert torna a vincere dopo qualche tempo e lo fa con grande stile. Questa è l'ennesima vittoria della Jumbo-Visma che si appresta oggi anche a conquistare l'ultima corsa del Trittico Lombardo, ovvero le Tre Valli Varesine. Passiamo al tennis. Jannik Sinner è in semifinale del torneo di Pechino dopo aver sconfitto Dimitrov in 3 set 6-4, 3-6, 6-2 in circa 2 ore e 31 minuti. Per quanto riguarda invece Sebastian Korda e Adrian Mannarino saranno coloro che andranno a giocarsi il torneo di Astana 250 ATP. Per quanto riguarda invece il WTA Pechino Master 1000, i risultati tra il primo e il secondo turno sono stati la Rybakina che ha battuto la Zheng per 6-1, 6-2, la Goff che ha battuto l'Aleksandrova con il punteggio di 7-5, 6-3, Iva Świątek che si è sbarazzata della Tormo con il punteggio di 6-4, 6-3, la nostra italiana Paolini che ha battuto Juan con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4 e la Ostapenko che ha battuto la Noskovova con ritiro della seconda. Infine, la Kvitova è stata sconfitta 6-4, 7-5 dalla Samsonova. Per quanto riguarda invece il rugby, Little Rugby, Danilo Fischietti è stato costretto a non poter gareggiare, correre più per quanto riguarda ad essere all'interno della rosa dell'Italia a causa di un infortunio durante la Nuova Zelanda. Il CT Crowley ha deciso di convocare Paolo Buscoglio delle Zebre. Per quanto riguarda invece il cricket, l'Italia ha iniziato sia bene e male la fase a girone degli europei T10 2023. Nel gruppo C, scattato ieri a Malaga, la selezione azzurra è stata prima battuta dalla Danimarca e poi ha vinto contro l'Estonia. Passiamo alla Formula 1. La FIA ha deciso di accettare la candidatura della Andretti Formula Racing LLC, scuderia che potrebbe competere nelle Circus a partire dal 2025. Passiamo alla ginnastica artistica. L'Italia si è qualificata alla fase finale a squadre dei Mondiali 23 di ginnastica artistica grazie ad un quinto posto ottenuto domenica pomeriggio con 162 e 230 punti. Infine, chiudiamo con il basket. Spanopoulos è il nuovo allenatore della Grecia.